Macri, lei che rappresenta, no, la federazione appunto di tutte queste aziende che operano nei servizi essenziali, voi siete stati sempre aperti ovviamente, molto vigili in tutto il periodo del lockdown, del blocco. Dobbiamo anche dire, qualcuno poi l'aveva sottolineato, che proprio perché molte aziende erano chiuse c'è stato un netto calo, no, per esempio di energia elettrica nel Mi consumo. lasci dire prima che vedere questo dibattito, scontro politico così acceso è assolutamente surreale. Noi avremmo preferito un approccio più istituzionale, uno spirito di maggiore unità nazionale. Devo dire che anche dei segnali positivi sono stati mandati anche dall'opposizione, ma non sono stati raccolti. Diciamo, ci aspettavamo più una gestione corretta della crisi, più che aspetti mediatici, eccessi in tutta questa gestione. Siamo un po' dispiaciuti di non vedere uno Stato unito, un governo unito, e diciamo una compagine istituzionale calata negli aspetti gestionali. Il mondo delle utility, come tante imprese italiane, è un mondo che sta nel territorio, che ha dato una risposta silenziosa, che ha tenuto e ha garantito la continuità dei servizi. È stato fondamentale, però anche noi stiamo subendo gravi danni e abbiamo bisogno di iniezioni di liquidità. Noi siamo a metà, stiamo facendo un po' da ammortizzatori anche finanziari rispetto alle tante pubbliche amministrazioni che in molti casi sono i nostri soci diretti o indiretti. Certo. Guardate che le misure sulla Tari o altre misure che sospendono delle tariffe poi si riverberano negativamente anche nelle bilance di grandi aziende che hanno una forte responsabilità sociale. Se poi si va a vedere quello che si sta facendo nei confronti di famiglie e imprese che sono i nostri clienti, i nostri utenti, e ancora i risultati sono. Vi faccio un esempio. Il Cura Italia, il cui aspetto più significativo è quello finanziario, no? Della grande garanzia dello Stato che offre appunto alle imprese la disponibilità, il credito di garanzia. Se andate a vedere, nessuno ancora ci è andato a guardare. Monitorate il sito del fondo di garanzia. Ci sono state solamente 240.000 richieste per domande per complessivi 5 euro, 20.000 euro di media. Ma Senti che abbiamo un piccolo problema d'audio, diceva. Allora, molto rapidamente, Francesco Macri, dal presidente Macri, stava parlando delle misure, credo del decreto liquidità, no? Per le imprese, per le aziende. sì, le dicevo, a fronte di 230.000 richieste, solo 44.000 pratiche evase. Questo che significa? Che sono mancate le norme per le procedure, diciamo, che semplificavano, non c'è la manleva per i funzionari di banca. Io non voglio difendere certamente le banche che sono state agevolate in questo contesto, però è evidente che se c'è un sistema ordinario, poi le pratiche non vengono. Il resto, io volevo raccomandarmi, come dire, alla classe istituzionale che vanno protetti i posti di lavoro, la nostra economia, perché la nostra forza si basa su un'economia segmentata e fantasiosa, soprattutto dei più piccoli. Il rischio è la desertificazione, che si diventi un mercato altrui e che si diventi in qualche modo un soggetto economico assolutamente debole nelle mani anche degli speculatori internazionali. Sì. Per il resto, cosa chiedono le utility? Chiedono la possibilità, dopo questa fase di emergenza, di investimenti che siamo in grado di fare. Noi contiamo nei prossimi Dove? 5 anni, da fine Cosa? 2020, di operare investimenti per 50 miliardi nell'idrico, nell'ambiente e nell'energia, a parte che si semplifichi il processo autorizzativo, le conferenze dei servizi da 1 a 3 mesi, da un Cioè anno a la 3 mesi, sburocratizzazione famosa, e si certo. semplifica anche il codice degli appalti, perché garantendo sempre procedure legali, trasparenti, ma veloci, per avere un effetto molto importante sulla nostra economia. È stato molto chiaro, peraltro, tante Sono i punti di diciamo, Italia Viva. delle misure di rinnovamento, ma proprio da un punto di vista strutturale, verso il green, la sostenibilità, dovrebbero essere alcune delle misure finanziate dal famoso Recovery Recovery Fund. Fund. Ma questo adesso ci Sono una grande arriviamo. opportunità.